Il fondatore, diciamo, della storica associazione della Terra dei Fuochi. Ahimè, il giorno 28 ricevo quest'altra mail. Ve la leggo. Le scriviamo in nome e per conto di Beppe Grillo. Ieri sera ricevo questa mail. Mi scrive direttamente l'avvocato di Gianroberto Casaleggio. È un'altra partita questa, eh? Attenzione, non è il Movimento 5 Stelle. Qua mi scrive direttamente l'avvocato difensore non del Movimento 5 Stelle, ma di Gianroberto Casaleggio, in cui mi annuncia querela già fatta e azioni di risarcimento danni. Sempre per una cosa che non si capisce, cioè la stessa accusa che io ricevo nelle primarie, adesso praticamente me la trovo, diciamo, con una vicenda personale. Questa per me è un'intimidazione, perché sapevano che io avevo la conferenza stampa stamattina, mi è arrivata ieri sera alle 19:30. Mi dice: scrivo per mandato di Gianroberto Casaleggio, in proprio e quale legale rappresentante della SRL Casaleggio Associati, Che c'entra la per comunicarle che il mio assistito mi ha incaricato di tutelarlo giudizialmente in sede civile che penale, a seguito del suo posto comparso in data sul social network Facebook, 29 ottobre 2014, in cui rispondeva a un intervento di un altro commentatore con la frase del seguente tenore, letterale: mi sto preparando le valigie per cambiare paese, perché il futuro, se il futuro è in mano a un fallito e truffatore con sede legale a Milano, meglio espatriare. In merito le comunico che, trattandosi di un'affermazione fortemente lesiva dell'onore e della reputazione del mio assistito, a cui tale offesa era evidentemente riferita, Perché lui le preannuncio fin d'ora azione di risarcimento danni e querela avanti alle autorità competente, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre la invito, co così si conclude, ad astenersi da ulteriori affermazioni ed interventi denigratori e diffamatori nei confronti di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati SRL. Saremo disposti a difenderci in ogni sede, non solo per la mia vicenda, che adesso, diciamo, diventa una questione personale tra me e Gianroberto Casaleggio, ma per il fatto che io sono stato espulso ingiustamente da un'elezione democraticamente tenutasi su base regionale, in cui la base, che è sovrana, si è espressa e mi ha scelto. Ma io più che complotto lo chiamerei proprio una guerra, cioè è stata proprio una guerra. Evidentemente qualcuno teme la mia candidatura, evidentemente do fastidio a qualcuno in lista, evidentemente non hanno interesse a portare la mia battaglia, che non è la mia battaglia, ma è la battaglia di tutti, la battaglia che ho sposato da anni nel Consiglio regionale. Se io ho delle responsabilità, che sto sulle scatole, non so, a qualcuno del movimento, a chi comanda del movimento, chi comanda del movimento? Chi comanda nel movimento? Grillo? Casaleggio? Di Maio? Fico? Se io sto sulle scatole a qualcuno di loro, me lo dicessero, però lo dovevano dire anche a tutti quanti, che per entrare nel movimento bisogna essere simpatici.